Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, buon pomeriggio, finalmente un nome nuovo, un nome che per quello che riguarda il centrocampo sarebbe un nome importante, sia a livello di sostenibilità, ma soprattutto economica, ma soprattutto a livello di qualità in campo. Dopo ne parliamo. Ma partiamo innanzitutto nel ricordarvi sempre di iscrivervi al mio canale YouTube, di attivare la campanella, di mettere i vostri like ai miei video. Ieri bel successo il mio video che è interessato molto con Giovanni Capuano di Radio 24, più di 50.000 visualizzazioni tra TikTok, Instagram e il canale YouTube, proprio perché si è parlato della questione riguardante l'indagine della Procura, che ha mandato gli atti anche alla Procura federale, e l'amico, se potete andare se non l'avete visto, l'amico e collega Giovanni Capuano ci ha detto quali siano gli eventuali rischi per il Milan, viste le differenze tra le indagini e diciamo il modo di procedere dei PM milanesi rispetto alla Procura federale. Là è il PM che deve dimostrare che tu hai commesso un fatto e quindi c'è un'accusa e tu ti devi difendere. Qua sei tu che devi, nella Procura federale, sei tu che devi dimostrare di non aver commesso il fatto. È molto differente. Ma andiamo sulle cose concrete di oggi. Partiamo da una bella notizia, poi un'altra bella notizia di mercato e poi anche qualcosa sul nostro caro Stefano Pioli. Cominciamo con la bella notizia. Parliamo di Ismaïl Bennacer. Ismaïl Bennacer, abbiamo letto, è stato mandato indietro per qualche problema fisico e allora ci siamo posti quali problemi fisici possa avere accusato e invece vi dico com'è la situazione. L'Algeria aveva, diciamo, preteso per le sue esigenze, quando l'Algeria ha iniziato la preparazione per la Coppa d'Africa, di volere il giocatore, mentre ricordate Chukwueze era rimasto qua un giorno in più, su Bennacer non c'era stato nulla da fare, c'era questa pretesa da parte della federazione algerina. E il Milan, ovviamente, se c'è questa esigenza, ha ottemperato su richiesta anche del giocatore. Qui è tutto cambiato. La partita dell'Algeria non è una partita importante e quando è partito Bennacer gli è stato raccomandato, dato che sei reduce da un infortunio, dato che non stai ancora benissimo, mi raccomando, nel momento in cui hai magari qualche accenno, non ti senti benissimo, alza la mano, fallo presente ai medici algerini in maniera tale che tu potresti eventualmente tornare a casa. E questo è avvenuto. Dopo il primo allenamento non aveva nulla di problematico, nulla di muscolare, nulla di una patologia. Non si sentiva al massimo della condizione, ha alzato la mano come abbiamo detto, e i medici algerini e soprattutto la federazione algerina, visti i buoni rapporti con il Milan, ha detto ok, puoi tornare a casa, ma è relativa a casa, perché credo che lui non torni a Milanello fino a lunedì, quando riprenderanno gli allenamenti. Ha bisogno di riposo, poi ci saranno degli allenamenti ovviamente finalizzati, quelli chiamati personalizzati, che questo non vuol dire che non si alleni col gruppo, vuol dire che segue una certa linea. Quindi Bennacer sta bene, non ha nessuna patologia, ha bisogno di riposo, ha bisogno di 4-5 giorni dopo, non dimentichiamo che è un giocatore che viene da 4-5-6 mesi di assenza, non sta ancora ovviamente al massimo della condizione. Questo riposo e questo ritorno da lunedì all'allenarsi a Milanello gli potrà solamente che dare dei benefici. Ecco perché ho messo nel sommario Bennacer tutto sotto controllo. Bennacer sta bene, ha solo bisogno di riposo e ha solo bisogno di
prepararsi bene per le prossime partite con allenamenti particolari. Quindi muscolare, traumatico, 0-0-0. Per quello che riguarda Stefano Pioli, vi ho sempre detto, ma magari innanzitutto lo dimenticano spesso, lo ricordano spesso per Allegri, giustamente lo ricorda anche Allegri, che ha un altro anno di contratto, e questo è già importante, anche Pioli. La decisione, come ho detto, verrà presa o a aprile o a maggio, non so se in base ai risultati, ma non dimentichiamo che è un anno di contratto. Quindi c'era un altro particolare, magari è lui che firma per un'altra squadra italiana. Da quello che mi sembra di capire, non ha nessuna intenzione di firmare per alcuna squadra italiana. Lui vorrebbe rimanere ancora un altro anno al Milan, l'ha detto più di una volta, avendo un altro anno di contratto. Poi vediamo, se non verrà confermato, magari riposerà un anno, e poi, come tanti allenatori, gli piacerebbe allenare all'estero. Ma anche lui ormai è così un vecchio cuore che andare ad allenare, almeno oggi siamo il 21 marzo, l'ipotesi oggi gli sembra un'ipotesi lontana, quella di allenare in Italia. Vedremo, però vi ho detto già più di una volta, ma magari firma, non lo dirò più, perché probabilmente non sarà così che firmi per una squadra italiana. Ma veniamo all'idea Milan. Mi è arrivata da fonte procuratori, fonte agenti. Mi dicono che il Milan potrebbe avere l'idea di prendere un giocatore, e poi sono andato a vedere le qualità del giocatore. È un giocatore che, a livello di statistiche, ho telefonato subito al nostro, non al mio, al nostro amico Luca Didi, e gli ho detto: scusa Luca, mi guardi un po' di statistiche di questo giocatore, come è messo, che statistiche ha? E le statistiche sono statistiche molto molto interessanti. Di chi sto parlando? Sto parlando del giocatore per il nostro centrocampo. Sto parlando di un giocatore alto 1,88, un giocatore che pesa 75 kg. Sto parlando di un giocatore che dal 2019 gioca nell'Udinese e che conosce dunque bene il campionato italiano. Il costo è dai 7 ai 10, 12 milioni di euro, quindi un costo interessante, un costo sostenibile. È un giocatore nato il 4 aprile del 95, quindi ha 29 anni fra due settimane, e lui si chiama Wallace. È un giocatore che può giocare nei due al Milan, nel centrocampo del Milan, può giocare a tre, può giocare di fianco a Reinders, può giocare anche di fianco a Bennacer. Quindi è un giocatore con delle statistiche molto belle, che vi dico. Allora, innanzitutto, passaggi riusciti l'82%. Vi parlo dei duelli, vi ho parlato dei dribbling riusciti, 84,6%. Non ha la qualità certamente del nostro presidente, che sì, ma è un giocatore importante. Ma adesso sentite questa statistica: 215 duelli, ne ha vinti più della metà, 126 duelli vinti. Quindi un giocatore che sarebbe l'ideale per dare quella fisicità, conosce il campionato italiano, ha buoni numeri. Nella scorsa stagione, secondo come duelli vinti, solo a Hjulman. Il giocatore è andato per 20-25 milioni di euro allo Sporting di Lisbona. Un'altra statistica è oltre il 50% a livello di duelli vinti, a livello di duelli aerei. Quest'anno ha segnato 2 gol. Non è un giocatore di inserimento, ma è un giocatore che proprio Luca mi ha detto: guarda, lo conosco bene, perché quando gli ho chiesto, guarda, è arrivata questa voce, idea Milan, Wallace, cosa ne pensi? Mi ha detto: lo conosco bene e mi ricorda proprio come modo di muoversi Van Bommel. Quindi ecco l'idea, che può essere un'idea vincente. L'anno scorso, non in questa stagione, anche un po' prima,
Vi avevo detto, attenzione, un giocatore che sarebbe ideale per il Milan, e non avevo sbagliato, sbaglio tante volte, ma non avevo sbagliato in questo senso, è Loftus-Cheek, e avete visto il rendimento straordinario di Loftus-Cheek, giocatore dalle grandi e splendide qualità. Ecco perché mi permetto di sperare che questa idea Milan, che mi è stata suggerita negli ambienti degli agenti e dei procuratori, spero che sia una idea che poi il Milan, perché da idea poi deve diventare realtà, possa essere un percorso che il Milan possa compiere per prendere un giocatore che certamente potrebbe essere utile per il centrocampo del Milan, vista la qualità e visto il rendimento e vista la conoscenza del campionato italiano. Il Milan riprende oggi, giovedì, la preparazione in vista di questa volata di partite che lo porta dalla 30ª alla 38ª partita, 9 partite per chiudere il campionato, 2 sicure in Europa League. Speriamo che siano di più, questo dipende dalla bravura del Milan di superare una squadra certamente complicata come la Roma. Vi ho detto tutto, la notizia concreta di oggi importante era le condizioni di Bennacer, perché noi parliamo di fatti concreti che interessano i tifosi, poi c'è tutto il contorno, e un contorno potrebbe essere proprio quello riguardo all'idea che mi hanno detto del Milan di prendere eventualmente Wallace dell'Udinese. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella. Domani, venerdì, di solito c'è, diciamo, il video dedicato a una partita del Milan contro l'avversario di domenica, della domenica o del weekend successivo. Non essendoci il campionato, domani salta la nostra rubrica dedicata alle emozioni che ci ha regalato contro l'avversario della partita successiva del Milan. Un grande abbraccio.